Buongiorno a tutti, qui altre visuali, siamo alla spiaggia Bagni Torrette, siamo in compagnia dell'assessore ai servizi sociali Marina Barnesi per conoscere il progetto Spiagge Accessibili. Allora, come è nata l'idea di una spiaggia più accessibile? L'idea nasce dalla necessità di rendere la città e quindi anche le spiagge accessibili a tutti coloro che sono impossibilitati a farlo per problemi di deambulazione, problemi di carattere fisico o legati comunque all'impossibilità a fare i percorsi che normalmente vengono istituiti nelle spiagge. Su questo io l'ho scritto anche nelle linee di mandato, noi cerchiamo di lavorare, però abbiamo bisogno della collaborazione sia delle altri enti come la Regione Marche, sia delle associazioni di categoria come in questo caso per esempio per quanto riguarda le aree turistiche e le spiagge, e in particolare dei bagnini. Allora, le spiagge accessibili nascono poi nello specifico da un progetto che quindi arriva dalla commissione, da Alessia De Girolamo, che è membro della commissione pari opportunità della Regione Marche, che è contattata ma mi dice: assessore, io vorrei procedere in questa direzione nel nostro territorio. È nata perché molte azioni e per tante persone sono molto semplici, banali e scontate, per i ragazzi con la diversità invece implicano una problematica. Per cui ho voluto fare questo progetto affinché tutti possano andare al mare finalmente. Quali sono gli obiettivi del progetto? Gli obiettivi del progetto è rendere la maggior parte, se non tutte, le spiagge della regione Marche accessibili appunto a tutti e quindi ampliare i servizi e le dotazioni per i diversamente abili. Quali sono stati gli enti promotori? Gli enti promotori abbiamo collaborato, allora il progetto è stato ideato e curato da me come referente dell'associazione Parapletici Marche. Poi io sono responsabile della commissione pari opportunità del gruppo di lavoro di diritti, disabilità e accoglienza e ho proposto questo progetto all'assessorato del comune di Fano pari opportunità e ha sposato questo progetto e insieme la collaborazione è nata la collaborazione con Confartigianato provinciale e il sindacato responsabile di Confartigianato e poi la collaborazione con l'azienda che fornisce ausili per disabili da aiuto nella persona di Matteo Talenti come referente del progetto. Chi ha finanziato il progetto? Finanziamento non c'è stato però il percorso di sensibilizzazione fatto da Confartigianato e gli operatori turistici hanno acquistato a spese proprie gli ausili della sedia a mare. Quali sono gli ausili che sono stati aggiunti, diciamo, alla spiaggia per renderla più accessibile? Ecco, la job, che è questa, diciamo, sedia carrozzina che permette finalmente di entrare in acqua e quindi di raggiungere durante il soggiorno al mare anche il mare e quindi di non stare solo esposti al sole, proprio perché la calura estiva vuole che sia anche chi ha in difficoltà nei movimenti e nel fare il bagno possa farlo. Ecco, e quindi questo diventa uno strumento fondamentale per poter godere della stagione estiva sia accedendo alla spiaggia, quindi c'è il tema dell'accessibilità ai bagni, ma anche dell'accessibilità al mare, quindi è questa la cosa che è stata aggiunta. Allora, sono state fatte delle verifiche sui bagni, le docce, e poi sono state aggiunte le sedie mare che abbiamo visto e abbiamo presentato, e poi le passerelle che arrivano fino alla bottiglia, però l'elemento principale sono le sedie mare che consentono di muoversi sulla sabbia e arrivare anche a fare il bagno. Cosa ci si aspetta
da questa iniziativa per le persone e la città? Ah, io mi aspetto, mi aspetterei molto, nel senso il mio augurio è che tutti prendano esempio da un partigianato e quindi portano avanti la stessa azione di sensibilizzazione e tutti gli stabilimenti possano essere accessibili come questo dove siamo oggi. Le aspettative sono che finalmente si raggiunga un riequilibrio nel rispetto dei diritti di chi pur avendo delle difficoltà possa godere come tutti gli altri delle bellezze dell'ambiente, della natura e poter vivere situazioni di maggiore benessere. Questo lo pensiamo in prima istanza per i nostri concittadini e secondo l'aspettativa è che dotandosi le spiagge e immagino e spero presto anche le strutture ricettive di questo tipo di strumenti possa arrivare anche un turismo nella nostra città, un turismo caratterizzato anche da persone che altrimenti dovrebbero andare in altre spiagge o non si sa dove, comunque lontano da Fano e addirittura neanche nelle Marche per poter vivere le vacanze estive in maniera dignitosa e completa. Con questo presupposto, con questi obiettivi e ambizioni salutiamo cortesemente l'assessore per questa sua partecipazione, questa sua collaborazione di disponibilità. Grazie per questa intervista. Yeah.